You think you know me? On this day, I see clearly everything is come to. Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi si ritorna a parlare di SS e quindi con me ci sono Dario. Ciao ragazzi. Aumine, purtroppo. Quanto bella tutti, rega bella! Appunto. No. E Palazzo. Buongiorno. Ah, Luca, purtroppo ce l'hanno requisito da lavoro. C'è gente che ancora lavora più di prima, io veramente. Poverino. Comunque ragazzi, prima di iniziare questo video facciamo un piccolo disclaimer, chiamiamolo così, per delle cose che ci sono arrivate alle orecchie. Allora, noi stiamo giocando il Global, ok? Tutti d'accordo su questo. Isea, noi diciamo sempre, non che faccia schifo, non che sia un bel gioco, è un altro gioco. Io gioco a Isea dall'account del nonno per provarmi i PG che usciranno e tutto quanto. Ma Isea, dico sempre che è un'altra cosa. Non va guardato non perché è brutto o qualcosa, ma perché il meta è opposto, è diverso, c'hanno molte meno risorse, c'hanno i costi inferiori, quindi tipo chi shopperebbe tanto sul global qui sarebbe tipo un Marajà. Qui però i free to play sono ovviamente messi in difficoltà perché hanno molte meno risorse, soprattutto parlando di Melee per esempio. Cioè noi ci hanno riempito di tomi da gennaio, loro poverini per avere un tomo ci vogliono una vita. Quindi quando vi dico non guardate Isea, non è perché fa schifo Isea, è perché loro giocano con quello che hanno. Sono, cioè, come dice il nonno, la sua citazione più bella, che tra parentesi ringrazio visto che l'account è suo, quello per cui facciamo sti video, è l'hard mode di Senseiya, perché il China è la easy mode, chiamiamola così. Noi siamo i porci mode, cioè quelli che vengono infarinati di roba perché ci abbiamo tantissime cose in più, e loro hanno l'hard mode, cioè quelli che non hanno nulla. È come fare, non lo so, Dante Must Die in Devil May Cry. Sì, tipo queste cose così, giusto per chiarire. Un'altra cosa che ci avete chiesto in mille, e la chiarisco di nuovo perché l'avevo già detto in una live, ma avete ragione, non tutti possono seguire le live perché ci avete mille impegni tutti quanti. E allora, io, Aumine, Dario e Palazzo, i social, ovvero Facebook, non i social, non li guardiamo. Per quello Aumine a fine ogni video non vi dice più Facebook, vi dice Instagram, perché sono io a rispondere ai direct di Instagram. Su Facebook non rispondo io, perché l'ho tolto, non ce la faccio più onestamente. Io continuo a fare una statua ad Adri e ad Andrea che continuano a gestire quel gruppo, ma io esco di testa, perché piarmi insulti e roba varia, o soprattutto cose di morte, tipo quelle che si leggono sotto i post, non ci sto. Quindi noi prendiamo possesso delle parole che noi diciamo nei video di YouTube e nelle live di Twitch. Il resto non ci mettete in bocca parole che non abbiamo detto. Tutto qua. Esatto. Parliamo di cose belle invece. Questo. Bravissimo, Omine, come sei bravo. Prega. Allora, Atena SS. Ho letto un po' di scombuglio, ma ci avevano avvisato da una settimana che sarebbe uscita e in più Nostradarius l'aveva prevista con largo anticipo, vero Nostradarius? No, l'avevano già detto che sarebbe uscito un terzo PG ad aprile, quando è uscito Mew 2 settimane fa, che già c'era stata la lamentele perché era appena uscito, finito Underworld Shun e iniziava un nuovo banner, e avevano detto guardate che ne facciamo 3 ad aprile, perché a marzo c'è stato soltanto un PG che però Evil Saga, sfortunatamente è stato fatto al fondo di marzo, per cui sembra che sia una sequenza ininterrotta molto lunga di PG nuovi, però era il PG di marzo. Loro hanno detto a marzo ne abbiamo fatto solo uno, perché infatti c'erano state le 3 settimane di rerun eccetera, quel periodo, se voi ricordate, che Crime era nervoso perché non c'erano PG nuovi e quindi hanno fatto questi PG. Poi molti si lamentano, ah, non c'è stata la pausa, ma la pausa è stata la settimana che sta finendo oggi, perché era un rerun, non era il PG nuovo. Mew era uscito 15 giorni fa, ha durato una settimana il suo banner, poi hanno fatto il rebanner sbagliando probabilmente, perché sì, la gente non ha colto questa differenza. Palesemente sbagliando, anche per il fatto dei rebate, che così non... Cioè, raga, se vogliamo parlare di errori, l'errore c'è, ma è nelle date, non nelle uscite. Cioè, l'errore è stato fatto nelle date, fino a là nessuno può dire nulla. Però dobbiamo anche guardare su veramente quanta roba ci è andato, perché ci abbiamo la Masei come tower, ci abbiamo il Melee,
Volevo, cioè, vorrei farvi anche presente che noi prima di Vissaga l'avevamo previsto sto mese, cioè non è che a noi ci Ma danno le assolutamente. informazioni Ma e poi basta soprattutto guardare. c'è una cosa da tenere in considerazione. Questo è un gioco che ha delle basi strategiche. Non dovete pensare, ah, esce un PG, devo averlo, devo maxarlo, gli skill. Non funziona così. Cioè, funziona così se voi volete comprarvelo. Ma se voi volete tenere un profilo low budget, dovete fare delle scelte. Non è che tutti i PG devono essere vostri. Ah, non ho tutti i PG, muoio. No, dovete Adesso scegliere quali esatto. fare e quali non fare. Anche perché, raga, parliamoci chiaro. Omine, no? Che lo vedete Ecco. in tutte le live, lo vedete nelle classifiche, lo vedete quasi in Jamir. E Omine, quant'è il tuo Visaga? Raga, il mio Visaga è livello 70, ottavo senso 0, anzi a 1 perché mi pre... No, neanche sbloccando Vabbè. l'ottavo senso, raga, skill a 1. Raga, però come mi avete scritto in tanti anche su Discord, che io rispondo poco, raga, perché detto sincero, dopo mi parte il grillo e non mi fermo. Raga, io non è che mi dovete dire, ah, ma tu sei quasi free to play, come fai a? Raga, io ho detto in 200 video, 200 live, raga, io sono stato 3 mesi e mezzo a giocare con un PG. Di più, Un PG, esatto. Io, raga, non ottobre. ho Allora, è pullato iniziato a niente. ottobre e ha finito il 25 dicembre con Poseidone. E Testimone poi dopo... E dopo Poseidone, rega, io fino a Ikki non ho toccato niente, un banner, una pull, uno skill tome, niente, rega. io. Io ho Poi giocato vabbè, con un solo però di Poseidone per recente è 2 mesi. sculato tutti i PG di fila, tutti. Comprendo, 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 Mentre comprendo, Pala, pure però lei, mi anche dica, il suo Vissaga come sta? lì. Come quello di un Non è pugilato. presente, pa. No, scusate, sto laggando in maniera incredibile. Allora, il mio Vissaga è livello 80, ottavo senso, tutto sbloccato a 1 per... Nightmare. Per il No, murmur, per il murmur. Ah, giusto, per il rebette del murmur. Quindi, ecco, A 2 skill a 2, fine, non lo uso. quindi Lei ragazzi, parla. non è che siamo cattivi noi, è che, come diceva Dario, qui è strategia. Qui per esempio siamo sul set del nonno, benissimo, qua vediamo, vi faremo il video, tranquilli. Qui vediamo Atena. I prossimi due PG, per certo, perché non ce ne sono altri, non perché siamo Nostradamus, tranne Dario, vabbè, Dario è un caso patologico, sono Lira di Orfeo e Sirio. Non è che poi direte il mese prossimo non sappiamo che PG ci sono. Sono questi, non ce ne sono altri. A No, meno che non beh, anticipano la Cina se uno, ma... Vabbè, e poi ci sarebbe anche l'altro SS, che ma però lui lo vedremo tra difficilmente tanto, perché tra almeno un mese e due mezzo deve mesi. Sì, è probabile passare. che esca a giugno, Troppo però. forte, raga, troppo forte. Poi ne parleremo. Parlando invece dell'SS che ci è andato oggi, vediamo che comunque è un SS particolare, perché ha ADHP, S di Cosmo Attack, S di difesa cosmica e A di Speed. Yes. B di PDF, che non la rende inutile, anche perché è un B un po' mascherato, perché 460 è l'A di È June da quasi. quasi. Sì, è un A. IP Esatto. Attack ovviamente è 0, perché non ne fa effetto. Parlando dell'ottavo senso, oggi non c'è Alucard, ragazzi, mi sento male senza Alucard a parlare di Lo ottavo faccio io. senso. Parlando dell'ottavo senso, ragazzi, sto PG non è un PG propriamente normale, perché ha C-Attack, C-Def e sono due S. HP Status Res, ancora HP. C-Attack, C-Damage, perché ne ha pochi. HP Resistenze. Ciao, cioè, tiratela giù e auguri per i danni che vi farà, perché fa un male cane. Per quanto riguarda i cosmi... Adesso forse è arrivato il momento di dire, pure per la Canon Bomb, prendete Araya, fate Assign, copiate e incollate su Atena. Per chi la giocherà con le skill basse è esattamente il setup di Araya, preciso identico. Perché? Perché monterà Felina come centrale. Qui è molto opzionale, dipenderà molto dalle skill e dal vostro playstyle. Io probabilmente farò Marsh Fairy su di lei e adesso la rientri su Underworld, non lo so, ci devo pensare. Perché Felina, se non avete le skill alte, vi serve perché lo scettro non lo tirerete ogni turno e può esservi molto utile. Un'altra ipotesi può essere tranquillamente Marsh Fairy, come ho detto, per farla più support. Nulla da tralasciare ad altri cosmi come Sobberry, che potrebbe darvi i suoi enormi HP. Thorny Snake assolutamente no, sento qualcuno che la gioca così non mi chiedete come faccia. E Per chi onestamente di cosmi la gioca grossi... con poche skill, King Giant. King Giant e Vulcan invece li stavo per consigliare a chi usa un'Atena con tante skill, cioè che vuole spammare attacchi. King Giant non tanto perché c'ha la Fatality, e ora ne parleremo, anzi Palazzo c'è una sorpresa per voi, siete ne contenti. Ma io preferirei Vulcan, oppure
proprio perché è talmente grosso sto PG che secondo me non necessita troppo di stazza ancora, io gli metterei il mandala, che è un cosmo secondo me molto sottovalutato da speed e da resistenza. Non lo so, è da provare, da noi sarà molto particolare questo PG. Io probabilmente inizio con Marshfairy, però se vedo che Underworld è più funzionale di lei con Marshfairy, su di lei potrei mettere più velocità. Non lo so. Però DPS a chi è basso di skill la consiglio, a chi è alto di skill proprio no. Cioè il centrale non deve essere DPS. Perché tutto questo? Facile. Palazzo. Ci vuol descrivere queste skill. Faccio la mia di turno. Ed eccoci qui! Non lo so fare, mi dispiace. Vai, Omine, fammi un disclaimer tuo, vai. Ed eccoci qua tutti, rega, bella, siamo nel trial di Atena SS, andiamo a vedere un po' come workano queste skill, rega. Andiamo a vedere con un bellissimo team Atena SS, Luna, Ade, Seiya, non vedo chi è quell'altro, ma sarà Credo Sterzo e sia... Pesciolino. Chi è? Oddio, è Asterione. Asterione. È quello che E poi dà il vediamo il colpo. Ragazzi, Pesciolino, rega, questa idea l'avete contro i avuta banditi. voi, cioè ce l'avete consigliata 1000 volte, Palazzo vi ha accontentato, quindi GG a Palazzo. Vai Pala, tutte tue. Allora, intanto Atena SS è un personaggio ibrido perché in parte è un support. Un support per questa skill. Le Lands of Love and Peace, le terre di pace e amore, dette anche le lande per brevità. Le lande. Con questa skill di turno 1 genera due energie. Vi faccio direttamente vedere. 1, 2. E E quando si lo fa, genera. ragazzi, urlerà "Daici!" È bellissimo. Omine, dai. Top. Allora, semplicemente, dura 4 round e quando inizia, quando finisce, dà 2 energy. In pratica vi servirà più che altro per il turno 1 o per altre piccole eccezioni, ma vedremo. Mentre questa skill sarà attiva con questo suo bellissimo pratino, praticamente tutte le energie spese dal vostro team serviranno a ridurre il costo dello scettro, che è questa bellissima skill dal costo base di 6. Ma ne parliamo un attimo dopo. Allora, partiamo invece da qui. La più fregatura di Goddess of tutte. War. Goddess of War. Allora, con questa skill fondamentalmente Atena, dopo che morirà, nello spiacevole caso, potrebbe restare in vita e continuare a combattere per 2-3 turni in modalità immortale. L'unica condizione è che uno appunto che procchi la skill in base al livello e due che ci sia almeno un alleato vivo, altrimenti saluterà. Sparisce dal match, tutto là. Spiegherei un attimo la modalità immortale, rega. Cosa vuol dire? Vuol dire che Atena rimane sul campo immortale, ma può essere ancora targettata dai PG avversari. Gli potete fare quello che volete, tipo. Tranne un triangolo, se sparano un triangolo semplicemente si annulla il triangolo, però lei rimane a tutti gli effetti un PG come se fosse in vita, ma che non può essergli fatto nulla. Cosa vuol dire? Che concatena da Dio con Golden Yoga, rega. Croci su In di più, vai, lei è immortale. vai. No, no, Ah, e in avevo. più la fregatura è che se il vostro Ikki la targhetta potete quittare. Non farà niente. Allora, con la skill A1 ha il 60% di tornare in vita per 2 round. Al 2 al 70%, al 3 all'80% e inizia a diventare un po' più costante la cosa. Al 4 è sempre l'80%, ma dura un round in più. E a livello 5 ha sempre la probabilità di tornare. Cioè, È 100%. questa skill è un po' un dubbio che soggerai molti di quanto effettivamente alzarla, quanto basare sulla fortuna o quanto È lasciarla, anche perché una comunque. fregatura, ragazzi. Occhio, perché se voi userete le lande, brucerà un turno. Perché lei quando muore si levano le lande e se le attivate brucia un turno di questa skill. Occhio. Poi l'azione dopo un altro, quindi dal momento che muore, se voi attivate lande e qualsiasi altra cosa, avete rimasto un round se ce l'avete 4 o 5, oppure vi sparisce. Detto in poche parole. Perché, come mi ero dimenticato di dirvi, dopo aver fatto le lande, in base alla skill, prende un turno extra per fare altre cose. Allora, perché questo personaggio va affrontato un po' in ordine sparso perché ha tante interazioni tra le skill. Partendo dal basic ci perdiamo diverse Infatti a cose. sto giro è buono che ve l'abbia fatto vedere perché se non lo vedete è difficilissimo da capire, ci vorrà un po' ad abituarsi a questo personaggio. Questa è la parte DPS barra mania di onnipotenza di Atena. Ah, voglia, rega, è il Allora, top.
di base costa 6, ma spendendo energy col team mentre le lande sono attive, il costo durante il match si riduce. E a livello 1 fa il 500% di danno cosmico sul bersaglio. A Una livello cosa 1, tranquillissima. La cosa ancora più particolare, però, è che se il nemico è sotto una certa soglia di vita, la sua barra degli HP inizierà a brillare di rosso. Quello sarà il momento dello scettro dell'infinito e di Athanos. Semplicemente, quando il bersaglio sarà in questa condizione, lei potrà lanciare lo scettro, toccare le dita, e polverizzare il nemico in pulviscolo cosmico senza nessuna possibilità di redenzione. Avete presente il Revenant di Hades, il Blessed di Saori, il Dragonteeth? Non funziona La assolutamente Fenice, la niente. È Fenice, vero, rega. anche la Fenice La viene one Fenice. tappata. Se siete in forma Fenice, non tornate in forma normale, sparisce. È Va lei bene. stessa. Questo È lei stessa. È lei stessa. counter alla sua Counter anche passiva. la sua ultima passiva. Ragazzi, è molto grossa. L'unica cosa di questo PG che è un po' strano è il livello delle skill, come vedete, perché la soglia o la portate a 2 o la portate a 4. Ci sono delle fregature, ovviamente, a livello di skill. Infatti i rebate saranno veramente questa 4, quasi I rebate saranno 5%. fondamentali per questo PC, sperando che Esatto. li abbiamo fatti bene. Ma non è ancora finita. Sì. Vabbè, diciamo che giocabile è a 2 e forte a 4. Se volete una cosina proprio più di lusso è il 5, però occhio che è un SS, quindi costa il doppio dei tomi. E noi lo sconsigliamo caldamente, perché un 5% non vale 10 tomi verdi, secondo me. Poi. Può Ah, anche. ci deve, dovrebbe avere però un limite sui boss, cioè non è che shotta un Ah, è boss. vero, nelle Nightmare molti me lo chiedevano, lei ha effetto sui boss, c'hanno una limitazione diversa, cioè non è 20% ovviamente di vita, non so come viene applicata perché Ah, non lo forse come specifica. Eh sì, però qui non c'è scritto, mentre per Ade c'è scritto che si cappa a 200, a lei non c'è scritto, fa le Ok. fatality però. Ah, però per comodità questa mossa la chiameremo fatality. Mortal Kombat, rega. Bomber. Occhio, occhio se usate una canon, perché quando l'hai la fatality invece di fare danno È vero. cosmico 560% È danno fa perf, puro. è danno puro e solo per la quantità di vita che gli manca, quindi non farà niente al triangolo. Adesso Allora, pensate che sia finita? No, c'è ancora un base pure, infinito. no, Però questa era la finiamo di ancora. spiegare Ok, meglio vai, vai. la partita che l'avevo saltata apposta. Allora, le lande, cosa succede? Voi volete che attivi il doppio turno sia per tirare a turni avanzati lo scettro, sia per poter fare una cosa carina con il basic, quindi diciamo che la probabilità di certezza, cioè la soglia di certezza per il turno extra è livello 3. A livello 2 entra abbastanza, ma non è totalmente affidabile. Probabilmente la volete a livello 4 perché influisce sulla riduzione del costo dello scettro. Come funziona? Ogni tot energia che spende il vostro team, anche tra personaggi diversi, ma durante il turno, diminuisce di 1 il costo dello scettro. Vi servono 4 energy a livello 1, 3 energy a livello 2 e 2 energy a livello 4. Vuol dire che lei vi farà andare a 5 energy il primo turno, ne spendete almeno 4, il costo già del scettro si riduce di 2. Il turno successivo lo stesso, dal terzo turno potete tirare lo scettro a costo 2, invece che 6. Invece che magari 4 con la skill un po' più bassa. Quindi diciamo che livello minimo di questa skill 2, se lo volete buono 3, se lo volete ottimo 4. A livello 5 è il solito extra lusso per chi vuole la Ferrari. Anche qui è sconsigliato, tra parentesi, perché da un lato vi serve che costa, e voi mi direte perché? Perché counter Vissaga, essendo che lei spara e Vissaga la attacca, ma tanto lei è mortale, cioè torna in vita se avete la skill alta, quindi Vissaga attaccherà un essere Un fantasma. immortale, quindi è rotta. E Il ora basic. La basic. skill più brutta, rega, il Dopo aver basic. tirato le lande, il suo basic può sia targettare i nemici che bersagliare gli alleati con una specie di benedizione. Questa cosa qui sotto. Praticamente, cosa dice? Bersagliando un alleato, lo potete fare solo quando le lande sono attive, ma con lei più o meno riuscite sempre a tenerle attive. Gli appare il marchio sotto. Quando vengono attaccati da un avversario, ha una certa probabilità di generare delle energy per il vostro team.
solo che la probabilità di proccare non è altissima. Allora, a livello 1 ha una 60% di proccare e di guadagnare un massimo di 2 energie in totale durante la benedizione. Durano 2 turni, se non sbaglio. No, mi sa che è uno. Una solo? Sì. Ne 1-1. è uno. Ok. Ah, però Lo possono devi essere anche due, proccare ogni massimo di turno. 2. Boh, vabbè. E allora, la piccola fregatura di questa skill è che se la volete affidabile serve alzarla, perché a livello 2 aumenta solo il danno se fate l'attacco a un avversario. A livello 3 diventa 80% un po' più affidabile, a livello 4 100% il massimo di energia che può dare è 3. Mi sembra che non hanno Livello dato. 5 useless. Sì, aumenta di nuovo il danno. Sì, aumenti di nuovo il danno. Quindi livelli 2 e 5 sono completamente inutili, quindi fate a 1, a 3 o a 4. Precisamente. E per cosa si usa? Per una cannon bomb devastante che vi farò vedere perché è il mio obiettivo. Però, raga, sto PG è qualcosa di imbarazzante. Ora Paola vi farà vedere il danno dello scettro al prossimo Vede che turno. stiamo Vedete attivando intorno a lei. Lo scettro è qui. Ma costante. in questa modalità i danni non Sì, si notano. ma calcolando proprio questo, che siamo in una modalità che è il Lo scettro trial, costa 4. ora costa 4 perché pesci ha usato Però l'energy. posso attivare di nuovo questo. Questi scadono quando finisce il numero di energy che può generare, credo. Sì, quando Esatto, il finisce problema è che l'energy. Quando finisce di generare esatto. energy sparisce la benedizione. O quando il Guardate, PG no. muore. Però dura più di un turno, vedo, Sì, perché c'è ancora su se Ade. non viene bruciato, sì, però deve essere, mi sa. Ma adesso, Ok. cioè, lo scettro, lei ovviamente qui arriverà a costare 0, penso già questo Ora turno in costa 2. realtà. A 2 No, ancora. costa Il 2 adesso. problema è veramente il moltiplicatore di danno che gli è andato a sto scettro. No, costa 4. Cioè, Cos'è apri che un costa attimo 4? Atena, scusa, prima di sparare. No, costa 2. A A livello 5 No, 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 apri 600. Atena, proprio PG. Vabbè. Lì mi Noi sa che. Aspetta, è il 3. Ok. adesso. È Ok, il 3, a Nico. Tolgo 10k a 3000, caso. 3299 e spara un danno, spara lo scettro. Quindi Un senza 14k, cosmi, Forest. senza far nulla. Ecco, per riattivare le sue lande. Spara il suo scettrino, dovrebbe fare sui 16k. 13. Siamo Vabbè, ma qui è là. senza cosmi, un Senza po' cosmi, piccino. senza niente, questa fa questi Ma danni. è equiparabile al suo livello 1 veritiero, perché mi sembra che abbia 2980 di CA attack a livello 1, quindi qui è circa 3200, quindi più o meno è il suo livello 1 Il costo standard. dovrebbe andare a zero. E qui il costo è andato a 0, meno 6, che è il costo totale dello scettro, e quindi è a 0. Quindi ragazzi, se si parla di build ottimale, per lei, per chi è proprio a risparmio, ecco, zero proprio, non vedete più manco l'energy, il costo ottimale di quella potete rendere è 1, scelta vostra se supporto DPS, perché io farei, per chi la vuole usare free to play, io farei 1-1-3-2. Sembra un po' una bestemmia, ma prima o poi portare l'ultima 3 lo fate, pseudo. Lo scettro o lo pompate tanto oppure vi cambia poco. È vero che anche a 2 P ha molto vantaggio. Però sta a voi, ragazzi. Atena è un BG che diciamo che minimo fosse per me. Io comunque la farei 1, 2, 3, 2. E poi lì a scalare fino a un massimale di 4, 5, 4, 5. Quella sarebbe proprio la top Atena. Ma onestamente, sono tanti tomi per un SS. L'ultima skill vale 10 tomi per un No. 100%? In teoria sì, però in pratica, raga, 10 tomi verdi? Non lo so, io non la farei per esempio, io non la farò per Cioè, esempio. vi Sono mangiate 10 un tomi verdi. possibile Hypnos, più o No, lascia meno. perdere Hypnos, io parlo proprio in generale. Cioè, facciamo che uno ha le tasche bucate, ok, un discorso. Però uno che la vuole rendere anche competitiva da Jamir, perché so che ci sono molti che vogliono provare a fare da Jamir, non eccedete troppo di tomi su questo PG. Perché lei funziona, la sua forza è che funziona sempre. E come al solito, in questi video, adesso faremo le distinzioni fra PvE e PvP, fatte da Darione, fatte da Omine, dico due cose io e chiudiamo ragazzi, che già il video è bello lungo. Vai Parte Darione. Darione. Allora, lato PvE, la cosa più importante di Atena è il fatto che lei è un personaggio presente in tutte e quattro le Nightmare, quindi dovrete per forza, cioè vi servirà se volete arrivare a fare 30 con 30 personaggi le Nightmare. Per il resto è forte, è molto forte, ma non è un personaggio indispensabile, perché comunque, bene o male, nei scenari
che potete trovarvi di PV è chi può sopperire alla generazione di energia. Il danno che fa lei è tanto, è vero, però non è continuo, non è elevato ai punti di un Ikki, quindi non è un toppissimo DPS, rimane un supporto come danno. È buona, ma per gente che ha già un account ben piazzato. Non è il personaggio che dite: ah, ho iniziato a marzo, prendo lei e mi svolta l'account e mi caria. Non è il personaggio che vi caria. È un personaggio da avere, utile, ma non indispensabile, comunque utile nella seconda parte della vita del vostro account. Non è un personaggio da correre dietro necessariamente appena uscito, come fu invece, ad esempio, Ikki tempo fa. Omine, PvP. Ah, rega, siamo arrivati qua, rega. Siamo al lato top del video, rega. Lato PvP, mettiamoci nel nostro angolino tattico. Allora, rega, ma avete sentito dire? Top PG, OP, rega. Questo PG, rega, ve lo dico con un termine talmente tattico che tutti lo capirete, è sbragato. Allora, tralasciando il basic, rega, che è opzionale per tanti player, dipende dal vostro dispendio di Tommy. Ma rega, allora lo scettro. Una percentuale esorbitante di danno che fa già di suo. Ma poi l'abilità unica, rega, dalla soglia di HP in PvP, rega, è Godlike, Dragon Teeth, Revive, è la Fenice, tutte queste stronzate, rega, diventa top! Diventa PG, top, un dio, rega. Le lande, rega, il top mi dà energy. Final damage, che poi non è tanto, ma è un buon condimento, rega. E l'ultima scheda, il Revive. Rega, la mettete con Golden Yoga, sto PG è una trapanatura nelle orecchie, rega, è il toppe, toppe. Rega, fatelo, vi prego. Vi ho detto skippatevi il Saga, ve l'ho detto. Fate Athena, porca vacca. È un PG enorme, rega. Questa è la spiegazione del PvP di Atene, rega, bello. Sembrava una televendita, ma ci sta. Ragazzi, per chiudere, i link di questo PG sono con la sua controparte, ovvero Saori Kido, e gli dà C-Attack. Con Shion e Doko, e gli dà HP. Con Hades e Poseidon, e gli dà C-Attack. E con i due Divine Claw, che gli dà HP. Quindi capite già da soli che i link di sto PG la rendono ancora più enorme. Ora, è un PG assolutamente da avere. Nì, perché come ha detto Dario, o avete altri PG oppure non serve troppo. Perché? Perché se avete pullato sia Nurwurshun che Papillon, avete Miro e compagnia, lei non vi serve. Voi giocate Zero Energy, Low Energy, avete Vissaga perché avete preferito Vissaga. Voi giocate Low Energy e buonanotte. Per chi invece ha intenzione di prendere i prossimi PG che usciranno, ovvero Sirio, Orfeo e compagnia cantante, oppure per chi ha intenzione di fare i Reperclot di Doko e di Saga RC, lei vi serve. Vi serve perché per skillare con quei PG in turni utili vi servono energy. Perché non è che voi siete obbligati a usare le lande al turno 1, se voi avete Doko le usate al turno 2 dove deve sparare Doko. È un PG che non sarà facile da usare, si inserirà, boh, stranamente nel meta direi perché appunto nei team Zero Energy lei non serve, è un in più. Torneranno a essere giocati qualche team con qualche DPS che usa parecchia energy, come appunto Doko o Saga quando sarà. Vedremo. Il concetto qual è? Athena non è un PG fondamentale da avere attualmente, certo fa sempre comodo in un account, però dipende da dove volete andare, su col vostro account. In più è un PG che funziona benissimo a skill basse, perché avete visto alla fine. Avete una skill a 3 obbligata, il resto è molto tranquillo. E l'ultima cosa che vi voglio dire è attenzione a fare tanti pull in un solo giorno, dura 2 settimane il suo banner. L'ultima, come sempre, è a cavallo del gatto, quindi se fate 10 giornaliere e poi non l'avete ancora trovata, vedete anche il numero di shard che avete, dopo il gatto pensate quanto investirci se la volete. Secondo me, perché non è quel PG come diceva Dario, non è Ikki, cioè non lo dovete avere per forza per fare qualcosa. È immondo, però non è obbligato. Quindi, mi raccomando, sangue freddo, soprattutto con le pull. E
E anzi, a proposito, ci vediamo mercoledì live di là alle 21, proprio per pullare forse questa ragazzina. Vediamo un po' Do dove come non si... avremo sangue freddo. Vabbè, dipenderà da Sara quanto bene ci vorrà quel giorno, visto che sarà il suo PG, quindi vediamo quanto sarà carica. Vediamo. Io intanto non so manco quante ne farò, vediamo che rebbe ci sarà. Grosso consiglio, se avete quelle 600-700, non le buttate tutte il primo giorno, il banner è da 2 settimane, fate 40 al giorno per prendere 42 shard extra solo dal rebate e farlo in un quantitativo ragionevole se avete sfortuna. Ultimo anche appunto su questo argomento, occhio al rebate pure delle skill, nel senso skillatela in base anche al rebate, perché non sappiamo che roba metteranno, cioè se ci mettono il basic sono degli infami, se ci mettono le altre tanto di guadagnato, però occhio, non si sa mai. Se potete aspettate la live prima di pullare, perché faremo due conti col davanti la patch e Ah, è vedremo come vero, ci sono i dati consigliarvi. ufficiali oggi, quindi vediamo dati alla mano come ci si comporta e cosa si fa. Anche per sperare nella prossima settimana che anche l'impegno che ci è stato riconosciuto sotto il post di Reddit, vediamo se avrà qualche minimo, almeno una risposta, non dico Perché tanto. non sono sicuro che sia una cosa saggia per chi è nel range sui 500-600 fare le pullate prima del gatto. Anche rinunciare alle shard potrebbe Ma nemmeno le essere. 10, dici, Darione? Dipende, devo fare dei conti che adesso non avendo davanti la patch mentre registriamo non posso fare, però ho l'impressione che quelle. Perché 10 sono una shard al giorno, sono 10 shard in cambio. Di 100 e passa Advance. gemme. Se perdete il pool da 600, potrebbe non valere la pena. Bella a tutti ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video, raga. Lo aspettavamo da tanto, raga. L'SS, la divinità finale, raga, ce l'abbiamo, raga. Sì che ce l'abbiamo, guardate le ali dorate, lo scettro, raga. Allora, per questo video, raga, i 200 like come minimo li vogliamo, raga. Top SS. E vi ricordiamo, raga, allora iscrivetevi, attivate la scampanella, raga, che è top. E lanciateci una scettrata di commenti qua sotto, raga. Fate la guerra, fate la pace, quello che volete, dato questa è la divinità di tutte e due, rega. E vi ricordo il primo link in descrizione, rega. La pagina Instagram dove c'è lo zio Cream che vi posta stories. Vi potete scrivere in privato, vi dai consigli, le compi, cosmi, tutto, rega. Pure una ricetta se la volete. E detto questo, rega, da me è tutto. E ci vediamo in un prossimo video. Pabù, bella a tutti. Buona serata, ragazzi. Ciao ciao! Ciao! Ah. Top.